Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Azura's Wrath. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il kanda numero 8, sacrificio calcolato. Oggi invece il kanda numero 9, niente mai come si desidera. La brutalità di Carro fa esplodere la rabbia di Asura, che si lancia tra i cieli e attacca la flotta aerea. In mezzo alla battaglia Asura scopre un macchinario misterioso su una delle navi. A cosa servirà mai? Scopriamolo. Tutta la mano scrocchiosa. Il tuo era riferito alla ragazza, alla mano o alla nave? Ah, ecco. Alla ragazza. Eh sì, tanto non è che potessi fare chissà cosa io. Pensa se non lo facevo e cadeva in avanti da solo. Ah! La fisica, questa è sconosciuta. Vabbè. Guarda. Ormai a una certa va bene anche tutto. È inutile anche provare a chiederle alcune cose. Tant'è che va bene anche che li colpisco direttamente solo. Ahia, che dolore! Li colpisco direttamente anche solo con il colpo caricato. Ovviamente ci arrabbiamo e passiamo attraverso la nave. Quella di già. Tutte e sei le braccia. I super cazzottoni semidio. Sembrava un mezzo dub quello con sei braccia, tra l'altro. I have you now. Roger, all ships commence exorcism. What? Anche a voi. Ah, credo sia un super razzo della morte. Sì. Non ho cannato, anzi. No. Vabbè. Beh, devi migliorare la mira. Hai cannato un'altra volta. E questo è vero. Del fatto del perché l'abbiano tradito ancora non si è capito. Uno era l'esorcismo, l'altro la purificazione, giustamente. Stanno inviando tutte le navine piccoline. Fammi indovinare. Space Invaders adesso. Ahia, che dolore. Non l'avevo visto il razzetto. Qua adesso è tutta questione. Devi solo sparare. Dio mio, che esagerazione. Eh no, questo l'ho visto, mi dispiace. E dai, quanti razzi però.
Quanti razzi mi state lanciando in faccia? Vi lancerei io qualcos'altro in faccia adesso, giuro. Oltre i cieli dell'avventura. No, troppo presto. Madonna. La Madonna. Cazzo. Questo credo che l'abbia sentito bellamente. Sì, ma sono proprio i folli che sconfiggono quelli col cervello. Il punto è che Vlitre è ancora vivo. È quella la cosa incredibile. Azura Vratu. Azura Vratu desu. Lo sapete, non c'è bisogno che dico niente stavolta. I cannot allow him to interfere any further. He will ruin everything. Credo che creperà il vecchio alla fine. Roger. Destroy the traitor. Punish him. A prescindere, noi abbiamo 4 braccia in più. Oh, bene. Omini volanti e omini col cannone. Sai che novità. Voglio dire. Eccolo qua. Che violenza. Dio mio. Giustificatissima, tra l'altro, eh. Ci tengo a dire che tutta la violenza che sta avvenendo in questo esatto momento è puramente giustificata. Madonna, che testata ipatomica. Come faccio a prendere... Vabbè, giustamente. Potrei fare semplicemente così. Va bene, tanto non c'è niente che possa aprire o fare, dire, baciare lettere testamento. Oh, ma hai 6 braccia? Perché tiri le testate? Voglio dire... Dove stai andando? Vabbè. Dio mio. Un uppercut, devo dire, magistrale. Anche se questo è stato più cattivo. Sono morti tutti? Sì. Credo almeno. Muro invisibile. Anzi no, stavolta sono loro che si proteggono. Vabbè. Se usano il tridente sono immortali, se usano la lancia no. Morti? Sì. Ah, bene, un altro con lo scudo. Questo c'ha l'alabarda, neanche. Ah no, c'ha una spada grossa. Buono. Te la do io dopo qualcosa di grosso, vedi?
Super cazzotto con 6 pugni. Tra l'altro la mia barra della rabbia è quasi al massimo, ergo tra poco vuol dire che la dovrò usare. È questo lo strano macchinario che abbiamo visto? Non lo so. Non credo. Tyson nudo. Vabbè. No, non è lui quello che abbiamo visto. Non vedo. Sarebbe utile vedere chi mi sta attorno. Aspetta che riempio un po' la mia barra della rabbia. Ecco fatto. Questo è stato molto più semplice. Vabbè, l'abbiamo cavalcato fino all'inferno. No, Dio mio, se continuavamo a cavalcarlo ancora più avanti, ridevo. Beh, ormai sono arrivato. Non c'è nulla che possiate fare per fermarmi ora. What is this? Those are the mortal souls that have been harvested into Mantra. Sì? And these ships guide them to heaven. Sì, certo. You son of a bitch! E questo gli do ragione. Oh, Gesù. Vabbè, il mio obiettivo intanto è lui. Ti piacerebbe. Aspetta. Ecco fatto. Aspetta, aspetta, aspetta che arrivo. Super raffica di cazzotti. Credo che lui sia quello grosso da tirare giù in questo momento. No, credo sia appena morto. Avevo pensato proprio male, diciamo. Ogni tanto penso a che dolore deve essere prendere un cazzotto del genere. Certo, non è un'esperienza che vorrei provare. Benissimo. Però la mia rabbia ancora non è utilizzabile. Forse contro la porta? Direi proprio di sì. Uno scontro sull'ascensore. Una delle cose che più ho sempre odiato. Ma levati. Stupido topo. Ora
arriva qualcun altro, di sicuro. Cazzo te ridi? Anano. Dolore universale addirittura. Cos'è il trofeo? Dai un sacco di botta alla gente? Dispensa dolore all'umanità? Dio mio, neanche il tempo di essere arrivato. Ah, pure! Vabbè. Oh, guarda, benvenuto alla festa. Che dire? Grazie di essere venuto. Testata subatomica, come al solito. Aspetta che a sto giro triangolo non lo consumo. Tanto non ho capito che triangolo mi serviva per la caduta. Tanto so che devo arrivare allo stato di rabbia qua. Ovviamente. Un po' esagerata Asura, eh. Un filino proprio. Ma giusto quel filino di troppo. Ah, proprio così, dritto per dritto. Perché io non sono un uomo. No, non lo credevo proprio, anzi. Farewell, officer. Ah, sulla supposta che l'ha portato sullo spazio. With no plan, there is no victory. Quanto ci fai che adesso, ecco appunto. Quanto era ovvio che sarebbe successo. Dio mio. No, vabbè, ma neanche. Stiamo facendo come Broly, che lo stiamo schiacciando. Sì, ma mi avete ucciso, portato via mia figlia, ucciso di nuovo, tirato un sacco di cazzotti. Sì, però, ti ripeto, mi avete ucciso, portato via mia figlia, ho riucciso di nuovo. Sì. Perdonami di dissentire. Sì, esatto, abbastanza.
Non mi aspettavo che l'avrebbero fatto vedere il momento in cui lui è stato stricchiolato. E come al solito cadiamo da 2000 km d'altitudine, brucianti e con le braccia che si rompono di nuovo. Siamo diventati la stella cometa adesso. E per qualche ragione la ragazzina è arrivata qui. Come sia successo non si sa. Azura, sei tu quello che stai bruciando su nel cielo? È il nostro amico? Ah sì, è il nostro amico. You need not fear. He will not die yet. Probabile che dopo tocca a lui. When he does, it'll be by these hands. Esatto. Come è possibile? Eravamo là, là sopra in culo al mondo e siamo giunti proprio davanti a lei. Com'è possibile? Non si sa. Ok, tempo. Una S. Una S in battaglia. Cazzo! Potevo prendere doppia S. Un SS. No, non si dice, non si fa. Gli extra, il kanda numero 9. Le barre del distruttore. Voglio vederla. Il dolore universale. Benissimo. Andiamo a vedere la nuova barra. Difensore astrale distruttore. Mi piace di più quella che abbiamo adesso. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.